Questo video, 7 cose che alle donne fanno schifo a letto. Prima però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica del mio video. Seguimi su tutti i miei canali YouTube e ti ricordo che se vuoi, diciamo, ottenere qualche beneficio in più, ovviamente, usufruire dei vantaggi degli abbonamenti, abbonati al canale. Attivando la campanella e cliccando sul tastino abbonati nella home page, oppure se il video ti piace, fai una donazione. Comunque, metti un like e fallo girare. Ma veniamo al tema: 7 cose che le donne fanno schifo a letto e che quindi poi spariscono. Arrivederci, grazie. La prima cosa che una donna fa schifo a letto, totalmente schifo, è la scarsa igiene in generale e del cicciobello in particolare, perché se, come dire, lo lavi poco e magari lei ti vorrebbe anche praticare sesso orale, diciamo così, ma poi questo sa di gongorzola. E ovviamente o di cose del genere, di formaggio o ancora peggio, insomma, per la scarsa igiene, questo è assolutamente fa venire i conati di vomito. E anche tutta la zona del perineo, diciamo, quella zona lì, ovviamente, che confina con l'altra parte. Deve essere pulita, pulita, fatti un bidet prima di un bidet completo prima di intralazzare, insomma, da quel punto di vista lì. E anche l'igiene in generale deve essere curata. Non è vero che l'uomo ha da puzzà, come si dice, non devi puzzare, perché praticamente fai abbassare la libido di una donna. Poi ci saranno anche quelle che magari apprezzano questo, per carità, io non voglio dire il mondo è bello perché vario, però diciamo che a linea di principio fa schifo. Poi un'altra cosa che alle donne fa schifo a letto è l'abitudine, fare sempre la stessa cosa nello stesso modo, senza metterci passione. Insomma, soprattutto nelle coppie sposate, il marito che non si spoglia nemmeno, si abbassa un po' il pantalone del pigiama e lo fa sempre nel suo modo, nella stessa posizione, insomma, cerca, e quello fa schifo nel senso che abbassa totalmente la libido di una donna, quindi cerca di fare delle cose, insomma, dai un'occhiata al Kama Sutra, fai qualche cosa che ti possa essere utile, insomma, perché sì, insomma, perché dai vitalità, anche soprattutto creare tensione prima, no? Creare tensione prima è fondamentale. E assicurarsi che diciamo la donna sia ben predisposta, insomma, anche mentalmente. Le donne le seduci dalla testa. Poi c'è un'altra cosa che alle volte a qualcuno piace, a qualcuno non piace, qua dipende un po' dalla tipologia. Sicuramente alle volte, come dire, normalmente dolorosa è l'ingresso posteriore, diciamo che l'ingresso posteriore. Le statistiche dicono che la maggior parte delle donne preferisce evitare questa forma, quindi devi sicuramente assicurarti, anche perché immagino sia doloroso, insomma, quindi questo è e poi teniamo presente un altro punto fondamentale, che quello è un come dire, è un qualcosa che prevede la fuoriuscita, non l'ingresso. Quindi si andrebbe un po' a stravolgere comunque la natura. E poi un'altra cosa, la quarta cosa, diciamo, che alle donne
non piace o alla maggior parte delle donne, perché poi ripeto, è tutto, come dire, dipende sempre, è diciamo, l'essere privo di fantasia. Fantasia, cioè non sollecitare, diciamo, la stimolazione. Alle donne fa schifo essere trattata, diciamo, non dico neanche come un oggetto, perché a volte la fantasia può essere anche quella. Ma non andare a stimolare, non creare prima un'intimità fantasiosa. L'uomo che, anche qua, spesso avviene nelle coppie sposate, si sveglia al mattino, vede che ce l'ha casualmente, diciamo, al cicciobello sull'attenti e quindi non lo ficca lì, tanto per, no? Questo senza preoccuparsi minimamente. Anche di dare piacere all'altra persona, insomma, ecco, questo è un altro punto da tenere presente. Questo è un punto fondamentale. Cioè, in generale, fare l'amore non significa fare cose monotone. Se le donne, diciamo, vivono la cosa in modo monotono e in modo anche per così dire, senza scatenare le loro fantasie, dopo un po' gli fa schifo, non gli piace, non gli va, quindi cerca di evitarlo perché non ti porta nessun beneficio, insomma. La terza e la quinta cosa che alle donne fa schifo sono gli uomini che si concentrano soltanto sui genitali di una donna. E talvolta neanche in modo fatto bene, diciamo così, ma bisogna tenere presente che le donne sono, diciamo, plurisensoriali, multisensoriali, mentre gli uomini sono molto più focalizzati sulla parte genitale. Le donne hanno, per così dire, un'area di sensibilità più estesa, quindi vorrebbero che un uomo si dedicasse a esplorare più parti del loro corpo in modo tale da capire poi anche quali sono le zone erogene, maggiormente erogene, le cose che piacciono di più, insomma, questo è un altro punto importante. Un'altra cosa che le donne fa schifo è che un uomo magari viene prima di lei e poi si curca, 3 secondi dopo lo sente già russare. Questa cosa gli fa letteralmente schifo, anche perché è un atto egoistico e diciamo che l'egoismo da questo punto di vista non ha, l'egoismo da questo punto di vista non ha nulla a che fare con l'intimità ed è un fattore che mina molto l'intimità. Quindi questo è un punto fondamentale. E un'altra cosa che spesso alle donne fa schifo, ad alcune piace, è quello di essere ad esempio eccessivamente irsuti. Ad alcune piace, ma in linea di principio l'uomo orso dice eccessivamente, diciamo, non è che piaccia poi più di tanto. Quindi anche lì, anche perché magari poi l'igiene, soprattutto nella zona intima, quindi e se vengono richieste pratiche, diciamo, anche di natura orale, può non piacere più di tanto. Quindi anche lì bisogna trovare un giusto equilibrio. Sicuramente l'uomo totalmente glabro magari non piace, ma neanche l'uomo eccessivamente irsuto. Quindi cerca di capire perché rischieresti di, insomma, far abbassare eccessivamente la libido a una donna. Ovviamente, diciamo, poi varia un po' da donna a donna, quindi la vera abilità dell'uomo è capire cosa desidera una donna in particolare. Questa è un po' la capacità anche di un seduttore. Ma per questo video è tutto. Metti un like, condividilo con i tuoi amici e seguimi su tutti i canali YouTube. Ovviamente fai una donazione al canale cliccando
sotto il video e cliccando sul tastino super grazie, oppure ovviamente ti puoi abbonare al canale andando sul tastino abbonati. Tastino abbonati che sto avvicinando al tastino iscriviti.